La France est une crise exceptionnelle. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Multiforme, crise du gouvernement, crise du régime, crise sociale, dans le cadre d'une montée d'un parti d'extrême droite à direction fasciste. La situation est instable, elle est porteuse d'expériences sociales et politiques importantes, à l'issue certainement incertaine à ce jour. La crisi che attraversa la Francia è una crisi eccezionale, da tempo che non ne vediamo di quel tipo e di quella profondità. È una crisi di governo, di regime, una crisi sociale. Nel quadro di una crescita dell'estrema destra con una direzione fascista, e la situazione è instabile ed è gravida di possibili esplosioni sociali e politiche dagli esiti del tutto incerti. Une crise de gouvernement d'abord. C'est la première fois depuis le début de la Ve République en 1958 qu'un président subit un tel désastre seulement deux ans après son élection. Aujourd'hui, 13% des Français disent lui faire confiance. 13% seulement. Le Parti Socialiste, qui est le parti au gouvernement, a perdu 25 000 adhérents depuis deux ans. Certains ministres se sont désolidarisés et ont dit que la politique économique suivie était dangereuse et profondément injuste pour les plus pauvres. Una crisi di governo, in primo luogo, questa crisi è una crisi di governo. È la prima volta dall'inizio della Quinta Repubblica, quindi dal 1958, che un presidente subisce un disastro di queste dimensioni, dopo solamente due anni dall'inizio del suo mandato presidenziale. Solo il 13% dei francesi gli danno la fiducia. Il Partito Socialista, che è il partito di governo, ha perso 25.000 iscritti in questi due anni. Alcuni ministri si sono dissociati dalla politica economica seguita finora dal governo, che è profondamente pericolosa ed ingiusta, in particolar modo per i ceti più poveri. Ensuite, le chef de l'État a dû agiter la menace de la dissolution de l'Assemblée nationale pour que les députés de sa propre majorité votent la confiance au gouvernement. Le PS a perdu les élections municipales au printemps et ce dimanche, demain, les élections sénatoriales vont faire repasser le Sénat, la deuxième chambre du Parlement, de la gauche vers la droite, avec en plus la probabilité qu'un élu du Front National de Marseille y fasse son entrée. E questa è una première au Sénat. Inoltre, il capo dello Stato ha dovuto minacciare il Parlamento, l'Assemblea Nazionale, di scioglimento affinché i deputati della sua maggioranza, votassero la fiducia al governo. Il Partito Socialista ha perso le elezioni municipali della scorsa primavera. Nelle elezioni per il Senato, cioè per la seconda Camera del Paese, avverrà uno spostamento, un inevitabile spostamento dalla sinistra moderata verso destra, con in più anche una probabilità inedita per il Senato dell'ingresso vero e proprio di un senatore eletto del Fronte Nazionale. Une crise ensuite des institutions. Le président de la République en France sous la Ve République, c'est un véritable Bonaparte avec des pouvoirs immenses. Et lorsque ces pouvoirs ne sont pas exécutés, lorsqu'ils sont bafoués, c'est toute la République qui s'ébranle. Il avait promis de faire l'inverse de Sarkozy et il fait pareil en pire. Le mépris affiché des ministres qui ne payent pas leurs impôts, qui enchaînent scandale sur scandale, qui veulent traquer les chômeurs qui seraient eux les fraudeurs, tout cela développe le sentiment légitime qu'il n'y a rien à attendre de ces politiciens, de gauche comme de droite, rien à attendre d'en haut et qu'il faut tout changer, ce qui est aussi notre avis. È una crisi anche istituzionale, come dicevamo. Il Presidente della Repubblica nella Costituzione della Quinta Repubblica è un vero e proprio Bonaparte e nella Costituzione ha poteri che ora vengono totalmente superati. È tutta la Repubblica, tutte le istituzioni quindi, che sono scosse da questa crisi.
aveva promesso di fare diversamente da Sarkozy e in realtà fa peggio di Sarkozy. Alcuni ministri del suo governo non pagano le tasse, rubano, si arricchiscono scandalosamente, sono denunciati in ripetuti scandali, attaccano i disoccupati dicendo che sono loro a imbrogliare. Tutto questo sviluppa un sentimento che non ha niente da aspettare da questi politici della cosiddetta sinistra, come anche da quelli ovviamente della destra, niente da aspettarsi da chi sta in alto. E bisogna cambiare tutto e noi siamo totalmente d'accordo con questa aspirazione. Ma soprattutto, il y a une crise sociale inédite due alla politica del governo. I patroni, d'ailleurs, non si sono pas trompés. C'est debout qu'ils ont applaudi à leur université d'été le premier ministre Manuel Valls. Gattaz, le patron du syndicat des patrons, le MEDEF, ému, la main sur le cœur, l'a remercié chaleureusement et lui a dit « C'est la première fois que je me sens autant compris par un premier ministre. Oui, nous sommes tellement en phase. » Il faut dire que le gouvernement donne des signes forts au patronat. Il a nommé l'un de ses patrons au ministère de l'économie. Emmanuel Macron, c'est l'ex-gérant de la banque d'affaires Rothschild, aujourd'hui ministre de l'économie. È però in primo luogo una crisi sociale quella che attraversa la Francia, dovuta alla politica del governo. I padroni non si sono ingannati. È fin dall'inizio che hanno applaudito già nella loro università estiva, cioè nei corsi di formazione che la Confindustria francese fa per i piccoli padroncini, hanno applaudito calorosamente il primo ministro Manuel Valls. Gaton, il presidente del MEDEF, che sarebbe la Confindustria francese, ha stretto mettendosi la mano sul cuore, ha ringraziato calorosamente Valls, dicendo queste parole: è la prima volta che io sono così impegnato a sostenere un primo ministro. Sì, noi siamo totalmente in sintonia. Bisogna dire che il governo dà molte forti segnali al padronato. In particolare basta ricordare che ha nominato uno di loro, un padrone, come ministro dell'economia, Emmanuel Macron, che è l'ex dirigente della banca di affari di Rothschild. Des acquis et des droits du mouvement ouvrier, des services publics, de notre système solidaire de santé et de toutes les baisses sur nos salaires et les retraites. L'actualité sociale en France aujourd'hui, c'est souvent le MEDEF qui l'a fait. Et il dicte sa loi au gouvernement. Il vient d'annoncer qu'il exige des conditions supplémentaires pour créer de l'emploi. Questo governo è totalmente al servizio della Confindustria. Nella sua opera di liquidazione totale delle conquiste e dei diritti del movimento operaio, dei servizi pubblici, del nostro sistema sanitario nazionale e all'opera per abbassare i salari e le pensioni. È molto spesso la linea politica la linea di politica sociale del governo è la Confindustria a farla, che detta legge al governo, il quale governo ha appena annunciato le sue condizioni aggiuntive per creare nuovi posti di lavoro. Il demanda, per esempio, o piuttosto il exige la suppressione dell'obbligazione legale della semaine de 35 ore. Qui supprime les heures supplémentaires, permet de faire travailler davantage les salariés sans les payer plus, ou par exemple l'autorisation de payer des salaires inférieurs au SMIC, de salaire minimum légal, et la compensation du manque à gagner pour les salariés serait versée par une aide de l'État, donc une subvention directe au privé. Dunque, quelle che sono le misure che il governo pretenderebbe di applicare per creare nuovi posti di lavoro sono in primo luogo la soppressione dell'obbligo legale alla settimana di 35 ore,
cosa che ha suppresso le ore supplementari straordinarie e che avrebbe permesso di far lavorare i lavoratori di più senza spendere un solo centesimo in più. Vuole che sopprimere che l'obbligo a che i salari non siano inferiori al salario minimo intercategoriale, che è il salario fissato per legge, e la compensazione del e vuole che i mancati salari dei lavoratori non siano pagati da integrazione al reddito statale. Vuole il sostegno e il finanziamento diretto del privato. Mais le désaveu du gouvernement ne produit pas aujourd'hui de reconstruction sur sa gauche. Au contraire, la crise politique avive les contradictions à l'intérieur du front de gauche. Le PC, par exemple, continue à faire des listes communes avec le Parti socialiste, au municipal notamment, mais aussi au sénatorial, afin de sauver ses élus. Et rêve d'une nouvelle union de la gauche avec Europe Écologie Les Verts, les ministres frondeurs, la gauche du PS. Pour faire quoi? Gauchir le Parti socialiste? S'y rallier ensuite? C'est évidemment une impasse. Ma l'attività del governo non produce fino ad oggi nulla di positivo per una ricostruzione di una vera sinistra, alla sinistra del Partito Socialista. Al contrario, la crisi politica attizza le contraddizioni all'interno del Front de Gauche. Il Partito Comunista francese continua a fare liste comuni con il Partito Socialista nelle municipali e nelle senatoriali perfino. Tenta in tal modo di salvare i propri eletti nelle istituzioni. Prospetta il sogno di una nuova Union de la Gauche con Ecologia, Europa e i Verdi, il partito ecologista, i ministri dissidenti del governo, la pretesa sinistra del Partito Socialista. Per fare che cosa? Per spingere a sinistra il Partito Socialista? Per così potercisi alleare di nuovo come un tempo? È evidentemente una strada senza via d'uscita. Jean-Luc Mélenchon s'est retiré de la direction du parti, le parti de gauche qu'il a créé en 2009, pour lancer un mouvement pour la 6e République et se présenter à l'élection présidentielle de 2017. Mais quelle contradiction! Se dire démocratique, vouloir donner la parole au peuple et se présenter à la fonction la plus antidémocratique qui puisse exister aujourd'hui dans la Constitution. Les militants du PC et du PG sont souvent complètement déboussolés par les incohérences de leurs dirigeants. Ils s'interrogent et nous interrogent. Nous devons aller avec eux discuter, être force de proposition, lancer les débats et agir ensemble. Jean-Luc Mélenchon, il principale dirigente del Front de Gauche, si è dimesso dalla direzione di questo partito e ha creato, che aveva già creato lui nel 2009, per lanciare un nuovo movimento, il Movimento per la Sesta Repubblica, e per lanciare la sua candidatura all'elezione presidenziale prevista per il 2017. Ma che contraddizioni bisogna denunciare! Dirsi democratici, voler dare la parola al popolo e poi presentarsi come candidati alla funzione più antidemocratica della Costituzione francese. I militanti del Partito Comunista e del Partito Gauche sono spesso scombussolati dalle incoerenze dei loro dirigenti e si interrogano e ci interrogano, cioè che cosa possiamo fare, possiamo andare a fare insieme noi e loro. Che cosa possiamo fare come forza che propone per lanciare dibattiti e per lanciare iniziative? Pas de reconstruction radicale de gauche à la gauche du PS, mais un front national omniprésent, surfant de manière scandaleuse sur la souffrance sociale, les peurs, la misère politique et le racisme de plus en plus fort en France.
L'impact des idées d'extrême droite est extrêmement prégnant. Les actes racistes ont été multipliés par deux depuis un an. La droite extrême a occupé le terrain, la rue, pendant tout le printemps et relance une nouvelle manifestation nationale le 5 octobre. Marine Le Pen a aujourd'hui une place centrale, centrale dans la politique et la réalité française. 37% des citoyens affirment se retrouver dans la plupart de ses idées. Et si rien ne bouge, si nous n'y arrivons pas ensemble, elle pourrait être au second tour des élections présidentielles en 2017. Quindi non c'è nessun passo avanti nella ricostruzione di una sinistra alla sinistra del Partito Socialista, ma c'è sì un fronte nazionale onnipresente che galleggia in modo scandaloso sulla sofferenza sociale, sulla paura, sulla miseria politica e il razzismo diffuso. L'impatto delle idee di estrema destra è estremamente diffuso. Gli atti razzisti sono raddoppiati in quest'ultimo anno. La destra estrema ha occupato la piazza per tutta la scorsa primavera e rilancia una nuova manifestazione per il prossimo 5 di ottobre. Marine Le Pen ha oggi un posto centrale nella realtà politica francese. Il 37% dei cittadini francesi afferma di ritrovarsi nella gran parte delle sue idee. Se niente cambia, è probabile che lei arrivi a gareggiare al secondo turno delle elezioni presidenziali del 2017. S'il y a une fonction présidentielle qu'il assume complètement, c'est bien celle de chef des armées. Contrairement à cette promesse électorale, il continue la France-Afrique, comme ses prédécesseurs. Guerre au Mali, guerre en Centrafrique, guerre impérialiste qui, bien sûr, ne règle aucun problème, et surtout pas ceux liés au terrorisme, et qui empêche, par contre, les peuples d'inventer leurs propres solutions sociales et politiques. J'y vais. Per essere giusti, per essere equi, bisogna riconoscere che c'è una funzione che il presidente François Hollande ha ricoperto pienamente, è quella di capo dell'esercito. Contrariamente alle sue promesse elettorali, ha continuato la France-Afrique, è un gioco di parole che non è traducibile in italiano, ma che indica che c'è un intervento militare in Francia, ma che l'intervento militare è un intervento che produce fric, cioè soldi, ricchezza, come i suoi predecessori, quindi. France a fric, France a fric. Très carré en Afrique. Sì, sì. Sì, è l'intervento militare in Africa che viene chiamato tradizionalmente, con questo gioco di parole, France-Afrique. Comunque, non è ovviamente il punto centrale il gioco di parole. E continua a fare questo tipo di politica militare e imperialista come i suoi predecessori, la guerra nel Mali, la guerra nel Centro Africa, le guerre imperialiste, che non risolvono nessuno dei problemi legati al terrorismo e che impediscono ai popoli di trovare la loro soluzione sociale e politica. E oggi, engagement des forces françaises aériennes en Irak. L'industrie de l'armement, c'est peut-être la seule, mais elle se porte bien. En 2013, les exportations d'armement ont enregistré une progression de 43%. Soit une augmentation du chiffre d'affaires de 6,5 milliards d'euros, s'ajoutant aux 17 milliards habituels annuels. Jaurès a malheureusement toujours raison, le capitalisme porte bien en lui la guerre comme la nuée l'orage. E oggi c'è anche l'impegno delle forze aeree francesi a favore di nell'Iraq. L'industria degli armamenti gode di ottima salute. Nel 2013 le esportazioni di armi hanno registrato un aumento del 43%, cioè di 6,5 miliardi di euro, che si aggiunge ai 17 miliardi annuali già precedenti. Jean Jaurès, un politico francese dell'inizio del Novecento, continua ad aver ragione. Il capitalismo
è in ottima salute produce guerre come la nube produce la pioggia. La guerra all'extérieur des frontières autorise aussi la guerre à l'intérieur du territoire. Avec un appel vivant à l'unité nationale, Valls a réussi à faire voter par tous les députés du Front National, du PS, de l'UMP et du Parti communiste, sauf les Verts qui se sont abstenus, un Patriot Act à la française. Véritable loi liberticide, cette loi crée la présomption de culpabilité en supprimant la présomption d'innocence. C'est-à-dire que vous pouvez aujourd'hui être déclaré coupable de terrorisme, non pas sur un acte commis, mais sur une intention de le commettre. C'est la pénalisation de l'intention. La guerra esterna produce, fuori delle frontiere, autorizza anche alla guerra dentro le frontiere. Con un appello vibrante all'unità nazionale, Valls, il primo ministro, ha imposto al voto a tutti i suoi deputati, con in più quelli del Front National, del Partito Socialista, dell'UNEF, del Partito Comunista, solamente i Verdi si sono astenuti, un Patriot Act, una legge patriottica alla francese. È una vera e propria legge liberticida, che crea la presunzione di colpevolezza e sopprime la presunzione di innocenza. Cioè, voi potete oggi essere dichiarati colpevoli di terrorismo, non perché avete commesso un atto di terrorismo, ma perché venite dichiarati, perché viene dichiarata una vostra presunta intenzione di commettere un atto di questo genere. È la penalizzazione dell'intenzione. L'ensemble des pouvoirs de police sont renforcés, ce qui va permettre d'accroître la répression contre les militants. Une douzaine de militants, d'ailleurs, sont poursuivis dans le cadre des actions de solidarité avec la Palestine, notamment dans la campagne BDS, qui doit exister ici aussi. Ça va permettre également de continuer le harcèlement policier contre les jeunes, notamment ceux issus de l'immigration. Le climat est à la limitation des libertés. Jeudi, il y a trois jours, un meeting de soutien au peuple palestinien a été interdit à la fac de Tolbia. C'est une grande première. Par ailleurs, notre camarade Alain Pojola est convoqué au tribunal le 22 octobre pour avoir appelé à une manifestation interdite de soutien à la population de Gaza. L'insieme dei poteri che ha la polizia viene rinforzato. È questo che ha permesso di accrescere la repressione contro i militanti di sinistra. Una dozzina di militanti è stata denunciata per aver solidarizzato con la Palestina durante i bombardamenti su Gaza, in particolare per aver sviluppato la campagna di boicottaggio BDS. E continua l'azione poliziesca in questo senso, in particolare per quelli che sono immigrati. Il clima è di totale limitazione delle libertà. Giovedì scorso un meeting di sostegno al popolo palestinese è stato proibito, vietato all'interno della facoltà di Tolbiac, una grande università parigina. Il nostro compagno Alain Pojola è stato denunciato e portato di fronte al tribunale per aver fatto appello a una manifestazione proibita, aver sostenuto una manifestazione proibita di sostegno al popolo di Gaza. Le patronat, donc, avec la complicité active du gouvernement, a donc engagé une épreuve de force radicale avec notre classe, contre notre classe. Il a besoin de nous infliger aujourd'hui une défaite majeure pour assurer ses profits et espérer regagner une place dans le jeu du capitalisme européen et mondial. C'est pour cela que, vu son comportement, évidemment, il apparaît de plus en plus évident qu'il n'y a aucun replâtrage possible avec ce gouvernement. Il padronato, con la complicità attiva del governo, ha dunque avviato una prova di forza radicale con la nostra classe. Il padronato ha bisogno di infliggerci una sconfitta più grande ancora
di quelle precedenti per dare sicurezza ai suoi profitti e per sperare di riconquistare un posto più importante nel gioco del capitalismo europeo e mondiale. Ecco perché non c'è possibile ricollocazione con questo, non c'è nessun possibile imbiancamento del sepolcro di questo governo. E c'è bien ce que comprennent en fait les différents camarades, les différents secteurs quand ils se mettent en lutte aujourd'hui et qui font notre espoir commun. Toutes les luttes de l'été et de la rentrée, celles des postiers, des cheminots, des hospitaliers, des intermittents du spectacle, plus récemment celles des pilotes d'avion, ont des caractéristiques communes. Elles sont longues. Elles se battent pour l'emploi, mais aussi pour la défense des biens communs, pour une autre société respectueuse des besoins des populations. Elles sont d'emblée politiques. Et elles interpellent le pouvoir, mais aussi les directions syndicales. Les syndicats de base, en général, les soutiennent. Et ainsi, ils remettent en cause la stratégie de dialogue social initiée par l'État et les patrons, mais qui a été un véritable espace de collaboration de classe auquel les dirigeants nationaux des syndicats ont eu du mal à s'extraire. Et proprio perché comprendono questa impossibilità di rimbiancare il sepolcro del governo, cresce il numero di coloro che pensano che bisogna fondare le nostre speranze sulla lotta. Tutte le lotte dell'estate e del primo autunno, quelle postini, dei ferrovieri, degli ospedalieri, dei precari dello spettacolo, quelle dei piloti, più recentemente dei piloti d'aereo, hanno caratteristiche spesso comuni, sui beni comuni per un'altra società che rispetti i bisogni della popolazione. Sono lotte politiche, e sono lotte che si pongono di fronte al potere, ma anche di fronte alle direzioni sindacali. I sindacati di base in genere sostengono queste lotte e rimettono in discussione la strategia del dialogo sociale iniziato dallo Stato e dai padroni, vero e proprio spazio di collaborazione di classe dal quale spazio i dirigenti nazionali dei sindacati hanno molta difficoltà ad uscire. D'autres luttes en ce moment contribuent aussi à la reconstruction d'une conscience de classe et à vendre des espaces autogérés. Par exemple, la lutte de Notre-Dame-des-Landes contre la construction d'un nouvel aéroport près de la ville de Nantes dure depuis plus de 10 ans. C'est un exemple de coordination des différents acteurs, les paysans, les riverains, les écologistes, les éco-socialistes comme le MTA, les chômeurs en recherche de travail et de logement. C'est pas simple, mais ils s'inventent là-bas une occupation réussie avec des vrais débats. Quel genre de débat? Que produire? Avec qui? Avec quoi? Quel respect de l'environnement, des besoins? Comment on fait pour décider? Quelle place pour la gratuité? Ci sono anche altre lotte che contribuiscono alla ricostruzione di una coscienza di classe e che creano spazi autogestiti. La lotta in particolare, la lotta di Notre-Dame-des-Landes contro la costruzione di un nuovo aeroporto vicino alla città di Nantes, è una sorta di lotta del tipo della TVA, della TAV, scusate, della Val di Susa, che è una lotta che si protrae da oltre 10 anni. È un esempio di coordinamento di differenti attori sociali, i contadini, gli abitanti della zona, gli ecologisti, gli ecosocialisti come l'NPA, i disoccupati in cerca di lavoro e di casa. Non è semplice, ma ci si trova là con un'occupazione che riannoda un dibattito sui nostri grandi temi, le nostre grandi domande. Che cosa produrre, con che cosa, per che cosa, quale rispetto dell'ambiente, quali bisogni, come bisogna fare per decidere, quale posto quali sono i servizi da rendere gratuiti. Enfin, les très grosses manifestations
manifestation de l'été en soutien du peuple palestinien et contre l'intervention israélienne a rassemblé dans la durée de nombreux habitants des quartiers populaires avec des soutiens traditionnels aux Palestiniens. Expérience complexe, mais extrêmement riche dans le climat délétère qui règne aujourd'hui en France. Oltre a questi, ci sono state le grandi manifestazioni di sostegno al popolo palestinese durante l'estate contro l'intervento israeliano, che hanno messo insieme per parecchio tempo in piazza numerosi abitanti dei quartieri popolari assieme a coloro che tradizionalmente sostengono la lotta dei palestinesi. È un'esperienza complessa ma importante nel clima deleterio che regna in Francia, ma sono esperienze comunque molto interessanti. Dans toutes ces luttes et à la hauteur de nos moyens qui sont petits, le FPA s'est montré utile, capable de soutenir et faire des propositions en phase avec les préoccupations populaires. À notre congrès fondateur, on avait adopté 3 principes, et c'est important, je crois, les principes pour les partis. Les principes adoptés lors de la fondation du NPA nous ont été utiles. Ah, ok. Sì. In tutte queste lotte, l'NPA, cioè il partito in cui milita Roselyne Vachetta, si è mostrato un partito utile, capace di sostenere e di fare proposte importanti, in sintonia con le preoccupazioni popolari. Le tre principali linee d'azione fondative dell'NPA, che sono state adottate appunto al congresso di fondazione, sono state molto utili. Le premier principe, c'est toujours l'indépendance totale face au gouvernement et aux institutions. Ça voulait dire pour nous qu'il y a une incompatibilité complète entre notre anticapitalisme et la gestion des institutions bourgeoises. En ce moment où la défiance et la remise en cause du gouvernement et de la Constitution sont très fortes, ce juste positionnement nous permet de mettre en débat des propositions sur cette question-là. Il primo principio su cui si basa la fondazione dell'NPA è l'indipendenza totale di fronte al governo e alle istituzioni del borghesi. Questo vuol dire per noi che c'è un'incompatibilità totale tra il nostro anticapitalismo e la gestione delle istituzioni dello Stato. In questo momento, nel quale la sfiducia e la rimessa in discussione del governo e della Costituzione sono molto forti, queste giuste prese di posizione, questi giusti posizionamenti ci permettono di mettere in discussione tutte le nostre proposte politiche. Des discussions démocratiques, mais qui ont leur place dans notre combat. Nous proposons le démantèlement complet de la Constitution et des pratiques de la Ve République et la mise en chantier d'une constituante, c'est-à-dire de lieu de débat, à partir d'assemblées de base, pour définir les règles d'une nouvelle Constitution. Et ça, aujourd'hui, les gens en lutte commencent à bien comprendre ce que ça pourrait vous dire. On va dire un à la fois. C'est mieux. Attends. Il primo punto di programma è lo smantellamento completo della Costituzione della Quinta Repubblica e delle pratiche che questa Costituzione comporta. La creazione di una costituente a partire da assemblee di base che possano definire le regole di una nuova Costituzione. Dans ces assemblées, nous mettrons en débat le non-cumul des mandats et leur limitation dans la durée. In queste assemblee intendiamo mettere in discussione la non possibilità di cumulare più di un mandato e la limitazione dei mandati nella loro durata. Un salario d'élu égale au salaire moyen pratiqué en France. Un salario per tutti coloro che vengono eletti nelle istituzioni uguale al salario medio degli operai francesi. La fin de la fonction présidentielle et la proportionnelle à toutes les élections. La fine delle funzioni oggi attribuite al presidente e una legge elettorale proporzionale in tutte le elezioni. Plus de pouvoir au peuple, c'est-à-dire plus
Più, di più poteri al popolo, cioè più, più referendum popolari. Enfin, la démocratie ne s'arrête pas à la porte des entreprises. Ceux et celles qui travaillent doivent pouvoir décider des choix et des conditions de la production. Infine, la democrazia non può fermarsi fuori dei cancelli delle fabbriche. Tutti coloro che lavorano devono poter decidere, decidere sulle scelte che condizionano la produzione. C'était celui du programme. Évidemment, quand les gens sont en réflexion, c'est bien d'avancer des idées de programme. Notre programme est radical, anticapitaliste, à la fois comprenant des mesures d'urgence et à la fois programme de transition. Il secondo dei principi adottati dall'NPA al momento della sua fondazione è quello di un programma radicale, anticapitalistico, di un programma che insieme metta insieme misure d'urgenza immediate insieme ad un programma invece di transizione che possa accompagnare cioè che possa mostrare alla società la società che vogliamo e la società futura, che possa riaffermare che niente dato gratuitamente e che solo le nostre lotte coordinate sono senza concessioni potranno venire a capo del capitalismo. Ce programme, je parle de détailler, il tourne autour du partage du temps de travail, du partage des richesses, mais aussi de la récupération de la richesse par la taxation du capital et du profit et une autre fiscalisation fortement progressive. Ora non dettaglierò l'intero programma che noi proponiamo, ma il programma gira attorno ad alcune parole che poi ovviamente vanno articolate ciascuna. In primo luogo la suddivisione del tempo di lavoro, in secondo luogo la suddivisione delle ricchezze, ma anche il recupero delle ricchezze, la difesa dei beni comuni, la tassazione del profitto, l'uguaglianza nei diritti e nei salari tra donne e uomini, tra immigrati e cittadini nazionali. Più in generale noi vogliamo una riorganizzazione completa della produzione, dei servizi e dei bisogni umani e di quelli di tutto il pianeta. Il troisième principe est absolument essentiel dans la période que nous traversons, c'est celui de l'unité et de l'ouverture. Personne, aucune organisation politique n'aidera à la reconstruction d'une conscience de classe en ne proposant pas ses idées au débat et en ne se lançant pas dans l'action avec d'autres, les nouvelles générations militantes ou d'autres courants. Il terzo principio su cui ci basiamo è essenziale in un periodo come quello che attraversiamo. È quello dell'unità e dell'apertura. Nessuna organizzazione politica aiuterà la ricostruzione di una coscienza di classe non proponendo le sue idee al dibattito, ma lanciandosi anche nell'azione con tutti gli altri, nuove generazioni di militanti, nuove formazioni. Le NPA ne refuse aucune occasion de débat e surtout c'est l'un des fondateurs du collectif unitaire du 12 avril qui a permis de rassembler largement associations de droit au logement, de chômeurs, des syndicats comme Solidaires et plusieurs fédérations ou régions de la CGT, des partis, le NPA, l'Alternative Libertaire, le PC, le PG, les Alternatifs ensemble. Il s'agissait de reprendre la rue à la droite et de fédérer les mécontents contre l'austérité dans une grande manifestation nationale. C'est une opération très rare aujourd'hui en France, exceptionnelle même. Tellement la défiance des associations et des syndicats face aux partis est grande. Mais manif très réussi, plusieurs dizaines de milliers de manifestants, on n'avait pas vu ça depuis longtemps. L'NPA non si sottrae a nessuna occasione di dibattito e soprattutto l'NPA è uno dei fondatori del collettivo unitario del 12 aprile del 2014, quando si è tenuta una grande manifestazione unitaria antifascista a Parigi.
che ha permesso di mettere insieme un larghissimo fronte di associazioni per il diritto alla casa, di associazioni di disoccupati, di sindacati, tra i quali Sud Solidaire, ma anche parecchie federazioni di categoria o regionali della CGT, di vari partiti, come l'NPA stesso naturalmente, come Alternativa Libertaria, il Partito Comunista, il Partito Gauche, gli Alternativi, Ensemble, che è un altro gruppo politico. Si tratta di riconquistare la piazza e sottrarla alla destra, di mettere insieme il malcontento contro l'austerità per costruire così una grande manifestazione nazionale. Un'operazione è un'operazione molto riuscita, eccezionalmente, che ha messo insieme tutte queste organizzazioni e sindacati di fronte ai partiti, ma la sfiducia di fronte tra i sindacati e i partiti resta molto grande. La manifestazione è comunque riuscita, parecchie decine di migliaia di manifestanti, cosa che non si vedeva da parecchio tempo. Aujourd'hui, le même collectif qui s'appelle 3A, Alternative Anti-Austérité, essaie à nouveau, parce qu'il y en a besoin, d'organiser une manifestation nationale, cette fois en lien avec la Confédération CGT, contre le budget qui sera débattu en octobre et qui valide les cadeaux faits aux patrons et les restrictions drastiques de tous les services publics, entre autres. La réalisation de l'appel suscite de nombreux débats, de nombreuses discussions, parce que notre volonté est d'aller plus loin, de ne pas en rester à la manifestation, mais de continuer bien au-delà. Oggi il collettivo 12 aprile, che ha assunto il nome di collettivo delle 3A, Alternativa Anti-Austerità, AAA, tenta di organizzare una nuova manifestazione, insieme a tutta la Confederazione CGT, contro la legge di bilancio che sarà adottata dal Parlamento in ottobre e che suggella i regali fatti promessi ai padroni e la realizzazione drastica di tutte le altre grandi operazioni di austerità nelle intenzioni del governo. L'appello per questa grande manifestazione suscita grandi discussioni e grande interesse. Je vous remercie de m'avoir invité parce que c'est bon de voir concrètement et de sentir que dans chacun de nos états, avec des conditions objectives différentes, particulières, on a vu aussi avec la Grèce tout à l'heure, nous défendons toujours les mêmes objectifs et les mêmes combats, et c'est ça qui donne l'espoir à chacun de nous. Vi ringrazio di avermi invitato a questa discussione, perché questa discussione mostra che i problemi che abbiamo da affrontare, l'abbiamo sentito poco fa dal compagno Greco, sono gli stessi, e affrontarli con la massima solidarietà è la cosa di cui più abbiamo bisogno.